e dall'interno del mio garage che vi parlo al sicuro. Nel mio garage stavo pedalando per strada, mi stavo divertendo come al solito quando ho un po' di ferie o qualche giornata libera. Purtroppo questa volta per strada un signore che andava con la macchina piuttosto velocemente, piuttosto distratto, mi ha urtato pesantemente ad alta velocità. Ad alta velocità si è fermato, si chiama Francesco, io lo ringrazio per essere fermato, ma ho fatto un volo di 2 metri in più quando ho toccato terra. In più la bicicletta è stata sospesa per aria per almeno mezzo metro di altezza per un tempo che per me è sembrato infinito. Quando ho toccato terra poi ho cercato di mantenere il più possibile la stabilità, però siccome mi aveva dato come una sportellata violenta e poi lì sono caduto ugualmente, non sono riuscito a tenerla stabile sul manubrio anche se ero fortemente serrato, ero fortemente attaccato alla vita. Quello che io dico adesso agli automobilisti è: per favore state attenti, cercate di rispettare sto cazzo di ciclista, lo volete ammazzare per forza? Cosa vi costa stare più attenti, andare più piano? Non è che era un'autostrada, era una strada statale normale, un po' trafficata, quindi per favore. Questo è il segno laterale che mi ha fatto, non so se si vede, altri sintomi no, il polso che mi fa male, vabbè, pazienza. La bicicletta mi ha strappato le scarpe, ecco le scarpe, addio, da buttare. Questa è l'unghia del cambio della manopola superiore, completamente divelta, e questo è l'altro pezzo della scarpa rotto anche questo, porca la miseria. Il cambio posteriore si è piegato, quello cerchiamo di raddrizzarlo. Allora, mi è andata bene, io stimo che la sua velocità era intorno agli 80 e forse qualcosina in più chilometri orari, gli è bastato darmi una bella sportellata con lo specchio, con un po' di fiancata, e mi ha fatto volare via. Ma se io nel cadere rovinosamente ci lasciavo le penne, automobilisti, per favore, non fate il pelo al ciclista, non vi danno la medaglia. Su una bicicletta c'è il padre di famiglia, c'è l'appassionato, c'è il soggetto ecologico. Perché ammazzarlo? Vi saluto. Saluto anche a te, signor Francesco. Stai attento.